Ben ritrovati ancora in diretta sulle Fonti TV. Prosegue le Fonti Trading Week. Andiamo a vedere subito insieme l'apertura di Wall Street in rosso, in profondo rosso, insieme insomma alla performance d'Europa. L'S&P 500 cede l'1,29%, il Dow comunque cede quasi 400 punti, meno 1,11%. Uno sguardo velocissimo anche al Nasdaq Composite Real Time che cede 1,5%, ovvero 216 punti. Questa è la situazione attuale. Guardate comunque sulla nostra piattaforma tutti i FANG ben sotto la parità, in particolar modo soffre Snapchat che non fa parte dei FANG, però comunque fa parte dei FANG estesi, anche Twitter più del 2,5% di calo, però insomma la situazione è molto rossa per quanto concerne Wall Street e non è sorprendente perché insomma è la seduta del resto abbastanza simile, un po' rispecchia la seduta europea. L'XOP lo vedo, l'ETF Oil and Gas, l'S&P 500 però attualmente cede l'1,5%, invece United States Oil Fund, che è uno dei posti preferiti agli investitori retail, in rialzo dello 0,29%. Per quanto riguarda Tesla, uno dei titoli preferiti dei nostri telespettatori, oggi cede quasi il 2%, anche Nikola quasi il 3%, il comparto automobilistico in forte sofferenza, sia i titoli EV, ovvero Electric Vehicles, ma anche i titoli un po' più tradizionali, anche Stellantis cede quasi il 3%, Daimler, Ferrari, Ford, General Motors, tutti ben sotto la parità, insieme al comparto, ecco, del biotech, che cede l'1,61%, in particolar modo cede BioNTech più del 4%. Andiamo a vedere il mercato obbligazionario. Bisogna dire altrettanto interessante, ci sono state più aste ieri di lungo termine al 10,22 anni, sempre aste della New York Fed. Intanto il decennale rende l'1,29, il trentennale 1,91 e il biennale lo 0,20, il che vuol dire naturalmente in calo i rendimenti, in rialzo i prezzi, lo spread tra il BTP e Bund comunque torna sopra quota 100, siamo a 108 punti base e l'indice del dollaro attualmente si indebolisce, però rimane stabile sopra quota 92 e l'euro dollaro si rafforza. A partire dalla conferenza di Christine Lagarde si rafforza di mezzo punto percentuale, oggi scambia ad 1,1859. E io vado subito a presentarvi i miei panelist per questo blocco di Le Fonti Trading Week. Sono in compagnia di Guido Gennacari, Trading Room di Roma, ed Eugenio Sartorelli, presidente della SIAT. Buon pomeriggio e ben ritrovati. Grazie, buon pomeriggio a voi. Grazie, sono vicepresidente, non vorrei che poi il Ok, presidente grazie, ecco, mi grazie per deferisca. la giusta correzione. Vicepresidente della SIAT, è veramente un grande piacere avervi con noi. Intanto vorrei partire naturalmente con un commento anche doveroso dell'apertura di Wall Street, ma anche di tutto ciò che accade sui mercati oggi. Io non credo che la BCE che ha disturbato, ecco, la performance europea, e dunque cerchiamo di capire insieme che cosa accade a Wall Street. In partenza un trend ribassista, uno storno più importante o meno? Eugenio, partiamo con te. Ma vediamo giusto il grafico così ci capiamo. Cioè, vediamo l'America, che ovviamente le parole di Madame Lagarde sull'America dovrebbero avere un'influenza tendente a zero. Ora, sto allargando il grafico e vi faccio vedere solo da dove siamo partiti il 13 maggio. Il 13 maggio eravamo a 4.030, questo è il mini S&P. Abbiamo fatto 4.350, quindi ha fatto più di 300 punti in un mese e mezzo, cioè se anche perdesse il 2-3% in 2 giorni, siamo assolutamente nella norma. Ricordiamoci che i mercati che salgono in linea retta, ed è salito in questo mercato, non l'Europa, ma prendiamo soprattutto dal 21, dal 21 di giugno fino inizio luglio, questa è una linea quasi retta. Questa non è cosa sana, eh. I mercati che salgono in linea retta sono mercati poco sani, non malati, ma sicuramente poco sani, non sono naturali. E la cosa naturale sono mercati che salgono, ogni tanto correggono. E quello che sta succedendo è sta solo dicendo il mercato: guarda che adesso torniamo un pochettino più verso la normalità. Se poi facessi vedere il Nasdaq, ancora di più, adesso lo andiamo a prendere. Cioè, il Nasdaq è impressionante. Se prendiamo proprio dal 4 di giugno, è una linea retta. Cioè, questo sembra quasi un mercato manipolato, tra virgolette, ovviamente. Questa è la linea retta. Questi non sono mercati normali. Speriamo che si torni presto alla normalità, perché non funzionano i mercati così. Non funzionano bene. Creano degli eccessi.
e gli eccessi poi possono creare grossi problemi. Non adesso, non è il momento assolutamente. Quindi, se devo rispondere brevemente alla domanda, mi sono un po' dilungato, è solo una normale correzione di un trade rialzista non forte, un trade rialzista che non ha senso. Ok, Guido Giannacari, sei d'accordo o magari avresti un'altra spiegazione? Io sono d'accordo con Eugenio, sappiamo tutti che i mercati possono rimanere razionali più a lungo della nostra solvibilità, ossia tutti siamo coerenti nel fatto che la liquidità ingente delle banche centrali ha un pochino gonfiato i prezzi, ma non sapremo mai quando si tornerà a normalità, questo è il problema. Poi non ci aiutiamo con i grafici e con i fondamentali. Per quanto riguarda invece l'indice del Nasdaq, ricordiamoci che ha fatto appunto un record proprio questa settimana, ha aggiornato nuovamente record, e quindi il Nasdaq l'America è il vero driver in questa fase storica dell'equity. Perché? Perché adesso sto condividendo l'indice cinese, la Cina è in difficoltà, non nell'ultima fase, ma in difficoltà da febbraio, perché il FTSE 50 cinese da metà febbraio è sceso e ha lateralizzato sul livello importante che sta adesso testando come supporto, e la discesa di oggi, oltre alle vicissitudini europee, secondo me è legata anche da notizie che riguardano la Cina, sulla questione esempio delle società quotate. È uscita proprio stanotte o stamattina la notizia dei divieti possibili, già era uscita in precedenza, di alcune grandi società cinesi di quotarsi all'estero in America. Possiamo dire che Alibaba e altre società hanno fatto un po' da cavallo di Troia in questi anni, dal 2000, hanno fatto grandi capitalizzazioni, grandi guadagni quotandosi in America, ma adesso la Cina insieme all'America, negli ultimi anni il peso, diciamo, dell'export sul PIL generale è più basso, quindi stanno cercando di creare più un PIL interno, ossia di ricchezza fatta e creata internamente nel paese, e questa politica anche tra virgolette un pochino da regime comunista cinese di creare ricchezza all'interno e mantenerla nel paese. La Cina ha grande export sicuramente, ma nel tempo il peso dell'export sul PIL totale che viene generato dalla Cina è sempre più basso, e questo avviene nelle grandi potenze come anche quella americana. Quindi mentre in Europa si punta più all'export, come nel caso anche italiano, nella Cina e l'America stanno puntando molto alla forza interna, e da qui questa forza dei listini americani è trascinante, e è l'America che sta portando a nuovi record l'azionario, la Cina secondo me è la mina vagante, e quindi staremo a vedere se questo supporto grafico terrà o meno, perché la Cina era quella che è uscita per prima dal Covid, questi sono i livelli pre-Covid, che stava a 15.000 punti, e quindi da 15.000 punti è arrivata intorno ai 20.000 punti, adesso è scesa. Quindi finché l'America regge, sono d'accordo con Eugenio, la salita proseguirà a strappi con volatilità, ma ancora non siamo in un mercato in inversione di sell-off, ma la mina vagante secondo me è la Cina, staremo a vedere nelle prossime settimane, in quest'estate, cosa succederà. Assolutamente sì, il punto con la Cina era piuttosto importante. Intanto vorrei far vedere ai nostri telespettatori che anche oggi Didi sta cedendo più del 7%, questo naturalmente dopo l'offensiva cinese. Poi il WSJ, ovvero The Wall Street Journal, ha fatto più editoriali estremamente interessanti appunto per quanto concerne le limitazioni che vorrebbe imporre la Cina alle società quotate, specie a New York, ovvero a Wall Street. Eugenio, a questo punto, agganciandomi un po' a tutto ciò che ci ha detto Guido, per quanto concerne tutti questi titoli cinesi che fanno parte però del comparto tech americano come JD, Tencent, Alibaba, se vogliamo dire anche Didi, che Didi per carità non può essere analizzata perché ha un grafico troppo breve in quanto quotata da esattamente 7 giorni, però dunque bisogna liberarci di questi titoli a tuo avviso? Allora io prima diciamo una cosa sulla questione della Cina, della Cina in generale, cioè, e vediamo il grafico, riprendo il grafico che ha fatto vedere Guido. Ecco, ricordiamoci che si diceva una volta che la borsa riguarda l'economia. Qual è l'economia che sta tirando di più al mondo? La Cina. Vi sembra un grafico simile a quello del Nasdaq o dell'S&P questo? Assolutamente no, eppure lì il PIL è sceso pochissimo l'anno scorso e la crescita è molto più alta di quella degli Stati Uniti. Non solo, la crescita prevista per i prossimi anni è molto più alta di quella degli Stati Uniti. Quindi, detto che l'economia e le borse sono completamente ormai sganciati, un'ulteriore cosa che dobbiamo andare a vedere, se prima di risponderti alla domanda,
vi volevo far vedere come lo sganciamento dalla realtà, e qui, e su questo ci sono anche alcuni titoli quotati sulla borsa americana, ve lo faccio vedere andando a vedere il price sales, perché ormai il price earnings non si guarda più, il price free book value non si guarda più, price to sales. Queste sono le più grosse compagnie del Nasdaq. Guarda, sales vuol dire il fatturato. Nvidia vale 26 volte il fatturato. Tesla 17. E cosa vuoi che continui a salire? 17 volte il fatturato. Ma quanto deve salire il fatturato di questa società per valere attualmente 17 volte? Andiamo a vedere Amazon. Probabilmente l'avresti chiesto dopo. Amazon perché sta crescendo? È Amazon, poverina, vale solo 4 volte il fatturato. Ecco, diciamo che i titoli, adesso non ce li ho davanti i sales, quindi non ce l'ho davanti quelli dei titoli che hai detto, però a memoria il price sales di quei titoli in genere è mediamente più basso. Quindi al di là che siano titoli cinesi, a meno che non vengano ritirati dalla borsa americana, io credo che se hanno un price to sales più basso di questi, perché venderli? Assolutamente no, io li terrei, perché ormai questo è il riferimento, cioè finché c'è liquidità. Questo è l'unico indice da andare a vedere, cioè si punta verso l'alto il price to sales ratio. Quindi avendo questo titolo di price to sales ratio più basso, io li terrei a meno finché è più basso di quelli che vi sto facendo vedere. E questo, ripeto, se io avessi fatto vedere una tabella come questa 2 anni fa o 3 anni fa, mi avrebbero dato del matto se avessi fatto vedere che ci sarebbe stato a questi livelli. Adesso questo è il mondo che è stato creato dalla liquidità. Quindi finché c'è liquidità, io terrei dei titoli della più forte economia del mondo. C'è un altro motivo per non tenerli, ma casomai ne parlo dopo, quando parleremo di altre cose. Ok, adesso tra poco andremo ad affrontare anche l'argomento delle criptovalute, che è un po' la tua specialty, Eugenio, però intanto Guido ti leggo una domanda di Fabrizio. Sto perdendo l'8% con BPM, è preferibile chiudere oppure è probabile che il titolo riparte al rialzo? Riusciamo ad aiutare a Fabrizio? Sì, allora intanto un attimino ricondito lo schermo, sicuramente sui bancari è un periodo delicato, perché ricordiamoci a parte BPM anche Unicredit stava a 10,5, adesso sta molto più in basso, oggi sta a 9,36, quindi sui bancari c'è molta volatilità. Hanno tirato su il listino italiano logicamente in questa fase, questo è un grafico settimanale, metto sul giornaliero, come vediamo il trend è in discesa dall'8 giugno, quindi siamo in una fase molto, vedete, a picco in discesa. Questa è la salita dal 23 aprile, anche se BPM, se noi andiamo a vedere, aveva recuperato i livelli pre-pandemia e li aveva superati. In questa fase di breve per il momento non c'è, diciamo, un atterraggio, una base. La base può essere questo livello grafico di 2,5, quella più preoccupante sarebbe la media mobile a 200 sul grafico giornaliero. Quindi purtroppo c'è da dire che finché il coltello scende e non si ferma, prenderlo al volo è difficile. Quindi l'unico suggerimento quando una persona è già a mercato è per la prossima volta avere una strategia, perché bisogna avere un limite di rischio, avere una strategia nello scenario peggiore, nello scenario migliore, perché aiutare chi sta già a mercato senza avere un limite di rischio, qualsiasi indicazione sarebbe sbagliata. Graficamente, ripeto, potrebbe appoggiarsi su 2,5, che è questo livello da dove è partito poi il movimento rialzista a strappo intorno al 10 maggio. Quindi aspettarlo a 2,5 e poi vedere, però logicamente tutto fa fede in base alla tolleranza dello stop loss di chi è entrato. Quindi ripeto, è importante avere una strategia prima di entrare sul mercato e con tutti gli scenari migliori e peggiori possibili. A 2,5 secondo me vedremo le sorti per il medio e lungo periodo di BPM. Dunque Eugenio, andiamo a vedere insieme a te le criptovalute, vogliamo approfittarcene proprio della tua presenza per fare il punto, poi ti chiedo anche qualche parere su alcuni titoli legati alle criptovalute come potrebbe essere la stessa Tesla, ma prima andiamo a vedere velocemente come prosegue la seduta odierna, molto molto negativa. Fra le altre cose il Bitcoin cede 4,5%, torna comunque sotto quota $34,000, che è una quota importante, poi abbiamo l'Ether che cede quasi l'8% e il Dogecoin che cede 7,38%. Dunque si può immaginare cosa segue da ora in avanti a livello di criptovalute, e cioè intendo dire un trend ribassista o invece una spinta rialzista?
Allora, intanto vi faccio vedere dal sito CoinMarketCap, che è quello più famoso, dove ci sono tutte le principali criptovalute, anzi tutte. Prima parliamo subito di quella criptovaluta o pseudo-criptovaluta innominabile, Dogecoin o Dog, perché più correttamente sarebbe Dog, perché è il Eh sì, cane. assolutamente. Dog, Poi i ci soldi. tenevo a dire anche in diretta che tanti dei miei amici, che sono sicura che ci guardano adesso, hanno convertito le loro criptovalute proprio in Dogecoin. Adesso naturalmente si trovano in una situazione che vorrei essere gentile e chiamare una situazione particolare per non usare parole peggiori, ecco. Diciamo che volevi usare una parola che inizia per C, che è sicuramente la parola complicata. Sono in una situazione complicata. Quindi, e hanno ragione di essere in una situazione complicata. Guardate le principali cripto. Meno 5, questo a una settimana, non a 24 ore, a una settimana. Bitcoin meno 5, Ethereum meno 1, a parte che oggi fa meno 10, ma prendiamo una settimana. Meno 1,60, no, Tether non è un'altra roba, Cardano meno 0,97, Dogecoin meno 17 una settimana. Cioè, quando si scende, una roba che non è una criptovaluta, ma è uno scherzo, è un gioco, mollatela quella roba lì, mollatela, è un gioco, è una vergogna delle criptovalute. E veramente, tra l'altro, per chi va a vedere, 2 settimane dopo che è stata creata questa Dogecoin, che se non sbaglio è stato nel dicembre 2013, se non vado a memoria, 2 settimane dopo hanno fatto la Catcoin, la moneta del gatto, 2 settimane dopo. Bene, ve lo lascio come esercizio, lo lascio anche ai tuoi amici. Andate a vedere quanto vale, non vi dico niente, sorpresina. Ecco, Dogecoin farà quella fine, perché è uno scherzo, l'hanno fatta per scherzo, non è una criptovaluta, non c'è niente dietro, aria fritta. Parliamo invece di cose che sono serie, cioè non aria fritta, cioè una vera criptovaluta, cioè il Bitcoin e una blockchain, che noi chiamiamo impropriamente criptovaluta, ma di fatto è una blockchain, è uno smart contract, sono due cose differenti. Però, devo dire, questi sono grafici giornalieri, purtroppo prosegue la questione deludente, cioè quando correggono i mercati, Bitcoin e Ethereum, che sono i due capostipiti, sono quelle che correggono, cioè correggono tutte le criptovalute che gli vanno dietro, ma correggono anche loro, cioè c'è una correlazione diretta con gli indici americani. È una cosa che mi delude tantissimo, perché a me piacerebbe che fossero più scorrelati. In realtà non è che sono correlati direttamente al 100%, però hanno una correlazione più diretta con l'S&P 500. Questa è una cosa ancora che ha molte spiegazioni, ma ci sono anche spiegazioni che sono poco consistenti, quindi non vi so dire la motivazione definitiva. Sta di fatto che stanno correggendo perché sta uscendo denaro dal mercato borsistico. E non mi capacito di questo, perché io farei esattamente l'opposto. Visto che c'è un mondo nuovo creato dalle banche centrali, che sono i bond, ricordiamoci i bond, cioè i bond, lo vediamo dopo magari i bond, che non voglio andare fuori. Comunque, il fatto che ci sia questo ribasso, si arresterà appena si arresterà il ribasso dell'S&P 500. Io spero prima, perché non sempre sono il minimo, se vi faccio vedere il minimo del marzo. Andiamo a vedere il minimo del marzo dello scorso anno. Dove è finito? Ta, 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 ta. Eccolo qua. Il minimo fu prima il minimo del marzo 2000. Adesso dovrei mettere scala. Fu qualche giorno prima, cioè alle volte i movimenti di inversione adesso metto scala logaritmica, che è quella più corretta. I movimenti di inversione del Bitcoin anticipano quelle dell'S&P. Infatti fece il minimo il 16 marzo, l'S&P, se non ricordo male, fece il minimo il 21 marzo o il 22. E, quindi credo che si arresterà, quando si arresterà, e credo che durerà poco questo ribasso, per il momento almeno io la penso così, sia sul Bitcoin sia sull'S&P 500. Purtroppo siamo dentro una fase di congestione e quindi 41.000, se ritornasse sopra 41.000, il Bitcoin potrebbe avere un rilancio. Sotto 30.000, c'è 25.000 come supporto, e ci possono essere queste correzioni. Ma ricordiamo che è una cosa che non è come Tesla, che ha fatto 10.000%, questa ha fatto 100.000%, cioè molto di più, valeva meno di un dollaro. Ecco, ricordiamoci di cosa ha fatto questa cosa che dicevano tutti che non valeva niente. E, un'altra cosa importante.
delle cripto, dopo vediamo anche Tesla che l'avevo preparato, ma ne parliamo dopo. Importante, sta tornando a riprendere forza, questo è Bitcoin contro Ethereum, sta tornando a riprendere forza da fine giugno, Ethereum contro Bitcoin, perché ci sono delle cose tecniche al di sotto, c'è un fork che dovrebbe essere ad agosto, ma anche legato al fatto che Ethereum ci sarà il cambio dalla proof of work alla proof of stake, che è una cosa che ci impiegherà, andrà a regime probabilmente a fine anno, e questo sta favorendo Ethereum. Però sono tutte e due criptovalute che vanno tenute. Il Dogecoin va mollato. Utilizzate meglio i vostri soldi, utilizzate per qualcosa che serve, non per qualcosa che è completamente inutile. Ecco, questo era un punto importante. Intanto volevo chiederti un parere anche su Coinbase. C'era una forte correlazione tra la performance del Bitcoin e la performance di Coinbase, che è quotata naturalmente. Oggi vedo cede 6,30%, però comunque i prezzi rimangono alti, $236 per azione, insomma niente male. Sì, diciamo che io ho fatto una valutazione sempre, allora consideravo che Coinbase è una società che guadagna, ha il grande difetto che guadagna, non è come Tesla che guadagna pochissimo e non guadagna sull'auto elettrica, ma guadagna con i diritti che vende, i diritti green che vende per il fatto che produce auto elettriche, no? Per il momento guadagna su quello, invece Coinbase guadagna un sacco di soldi, ed è un difetto, no? Perché dici, cavolo, se guadagna io non posso avere più di tante prospettive di futuri utili, se già fa utili. Però al di là di questo, la valutazione che io avevo fatto, adesso sto prendendo il grafico, quando era stata quotata con la forchetta tra 300 e $350, se andiamo a prendere i famosi price to sales di 7, 8, 10, beh, questa società non dovrebbe quotare quello che sta quotando, dovrebbe quotare molto di più, cioè 230, dovrebbe quotare 6-700. Quindi, secondo me, se prendiamo i parametri che vi ho fatto vedere, ve li faccio rivedere, cioè il price to sales, non di 26-19, ma 17-15, qualcosa del genere, dovrebbe valere molto di più. E quindi sono stupito a livello fondamentale del fatto che quoti così poco. A livello grafico, e quindi adesso faccio finta di essere un analista tecnico, che non sono, io sono un analista intermarket, uso anche l'analisi tecnica, ma sono soprattutto un analista intermarket, è ancora in difficoltà, è chiaro. È tutto da capire se questa è una fase di accumulazione. Io sulla fiducia dico sì, è una fase di accumulazione, perché poi rompendo quota magari 275-280 poi ritorni sopra 300 e anche molto molto sopra. Purtroppo lo sai sempre dopo se è una fase di accumulazione o è una fase di distribuzione che porta invece a nuovi ribassi. Ecco, io credo che sia una fase di accumulazione per poi una sparata verso l'alto. E dunque, Guido, vengo da te giusto perché ci è arrivata, per la verità ci sono arrivate tantissime domande dai nostri telespettatori, però volevo leggere quella di Lorenzo in particolar modo, perché riguarda AMC, che è uno di quei titoli di cui abbiamo parlato più volte, che fanno parte della cosiddetta Reddit Army degli Stati Uniti. Nella precedente conversazione il nostro ospite, che era Francesco Caruso, ci ha detto che secondo lui naturalmente non ci sarà più questa ondata di trading, ecco, se vogliamo chiamarlo così, un pochettino improvvisato, ecco, non proprio diciamo trading ben pensato. A questo proposito, innanzitutto ti chiedo il tuo parere su AMC, che è quello che ci ha chiesto Lorenzo, ma poi volevo sapere anche se sei d'accordo con questa affermazione o meno di questo trading compulsivo basato sul nulla quasi. Beh, sicuramente, aspetta che condivido lo schermo, sicuramente si tratta della famosa liquidità insieme appunto ai meccanismi di Reddit, e insieme si sposano per fare questa volatilità su titoli principalmente small caps. L'hanno provato anche sull'argento, materie prime, però sulle small caps logicamente viene meglio. Come diceva Eugenio, bisogna guardare i fondamentali, e qua magari ho un suggerimento a Eugenio. Potresti fare un rapporto tra capitalizzazione e sales per net profit margin, così potrebbe essere un indicatore, un suggerimento da sperimentare, poi magari parliamo in separata sede. E sulla, appunto, come diceva invece Francesco Caruso nel precedente intervento, il fatto che questa ondata legata a Reddit o a Wall Street, ai ragazzi che tramite chat, Robin Hood, riescono a focalizzarsi, creano grande volatilità sui titoli, e logicamente sia a ribasso che a rialzo. L'elemento evolutivo di questi ragazzi è che forse rispetto allo speculatore
medio italiano, tra virgolette, che va in borsa, riescono pure a approfittare del ribasso, anche se nel loro caso sono andati contro gli shortisti, contro gli hedge fund dello short. Sicuramente noi vedremo un'attenuazione del fenomeno nel momento in cui, come su GameStop, c'è una lateralizzazione dei prezzi, perché in questa fase, come vediamo, i prezzi sono saltati a rialzo da 21 a 80, hanno fatto più giù, quindi c'è ancora volatilità e quindi c'è ancora presenza di queste indicazioni fatte tramite le chat dei giovani trader americani. Quindi il fenomeno ancora, secondo me, ancora per l'estate ci sarà. Quello che potrà bloccarlo, ha provato la SEC con una moral suasion molto leggera, ci vorrebbe forse qualche intervento, c'è stato qualche intervento mirato della SEC, però bisogna fare qualcosa di più, perché la SEC ha un po' le mani legate, perché non c'è nessun divieto di scambiarsi informazioni sulle chat, ma logicamente c'è un divieto di legge sulla manipolazione del mercato, quindi sicuramente è difficile però individuare questa manipolazione da parte della SEC. Secondo me è un po' come sul mondo cripto, quando c'è stato l'intervento dei ban dalle varie SEC o in tutto il mondo, diciamo, lo stesso vale per questi, per Reddit. Quindi quando c'è una limitazione sulla leva, quando c'è una limitazione sullo short, quando ci sono delle limitazioni, un pochino come è stato sui CFD in Europa per quanto riguarda la leva, allora questo fenomeno può rientrare. Ricordiamoci, qualche anno fa c'erano in Europa le opzioni binarie, i CFD con leva altissima, è dovuto intervenire l'ESMA e da lì il fenomeno si è un pochino placato. Stesso discorso non in America, ma in America il mercato è più libero, è più sbrigliato e quindi sicuramente sarà più difficile chiudere le opportunità agli investitori. E quindi sicuramente, secondo me, perdurerà ancora, sicuramente per l'estate. Se la SEC interverrà in qualche modo, ma non so come, non ho più pallida idea, allora il fenomeno potrebbe piano piano limitarsi. Ma secondo me c'è un intervento di legge più che un intervento del mercato, perché se anche il mercato dovesse girare e diventare short, sono molto bravi a coordinarsi per catturare gli short di mercato. Quindi questo fenomeno, secondo me, si può limitare solo con interventi regolamentari che ad oggi sono difficili. E quindi anche su AMSI vediamo c'è alta volatilità, la parte superiore è su $80, il trend di fondo rimane rialzista, ma c'è questa fase proprio di range molto ampia che va tra i 44 e gli 80. Quello che si può consigliare, questo è un grafico settimanale, scende time frame, è un'operatività strettamente di pochi giorni, perché come vedete nei pochi giorni i trend ci sono, trend molto lenti, trend allo strappo rialzo, ribasso, e quindi operatività di trade che può durare 3, 4, 5, massimo 10 giorni, ma non posizioni in portafoglio. Sono titoli che vanno solo tradati, non messi nel portafoglio, anche perché fondamentali probabilmente non ci sono, e quindi in questa fase sta scendendo, il titolo può ancora scendere, secondo me può arrivare intorno ai 52,50. Però questo nei prossimi 2-3 giorni, non oltre. Dopodiché vedere il prossimo trend di breve quale sarà. Perché come vedete il grafico è spezzettato in trend, tranne questa fase laterale che è la di aprile, come vedete, e quindi si possono catturare questi mini trend. Ripeto, sconsiglio invece di tenere in portafoglio per lungo periodo. Perfetto, ultimissima domanda è rivolta a tutti e due. Innanzitutto, come bisogna interpretare i recenti movimenti dei Treasuries? Intanto stiamo vedendo il decennale ad 1,27 che sta oscillando tra 1,27 e 28, il che vuol dire che i prezzi comunque aumentano. Dall'altra parte abbiamo lo spread tra il BTP e Bund in rialzo, però comunque il decennale italiano rimane allo 0,7, che sono livelli abbastanza buoni considerando comunque la situazione italiana. Innanzitutto, qual è la vostra interpretazione e in conclusione brevemente un consiglio che vi sentite di dare nei confronti dei nostri telespettatori? Eugenio, partiamo con te. Sì, vediamo il grafico del T-note e del Bund. Ovviamente il rendimento ha esattamente un andamento inverso a quello del prezzo. Ricordiamoci, cominciamo dal T-note. Ci hanno rotto le scatole con questa inflazione che effettivamente c'è, non è che non ci sia, guardate, adesso ve lo metto giornaliero, quindi in teoria doveva scendere, salire il rendimento e scendere il prezzo, adesso ve lo metto sui dati giornalieri e di fatti da aprile non fa altro che salire il prezzo, non tanto, ma sale. Lasciate perdere questo buco che è il cambio di contratto, e quindi il rendimento scende, cioè tutto l'opposto di quello che accade quando c'è inflazione, perché c'è l'inflazione, non è che non ci sia, c'è l'inflazione, poi bisogna vedere quanto durerà, perché nei prezzi ci sono anche le prospettive. Andiamo a vedere il Bund,
che sta solo correggendo oggi per queste due parole della Lagarde, che secondo me sono state male interpretate, perché succede così: quando i mercati non capiscono quello che viene detto, vendono qualsiasi cosa, vendono, quindi oggi vendono tutto, perché si vendeva il Bund, si vendeva l'Euro Stoxx, si vendeva l'S&P e così via. Anche questo è in salita, anche questo è in salita, quindi per me non è che ci sono molti, molti dubbi. Ah, l'inflazione, vediamo, conferma che me l'avevo preparato, vi faccio vedere l'inflazione, negli Stati Uniti 3,8 è la core, e l'inflazione in Europa è, anche qui la core inflation, stiamo a 1,3, ma è già prevista più vicino al 2, come diceva anche la Lagarde, è già prevista, poi tra l'altro ci sarebbe da vedere l'inflazione industriale e così via. Quindi c'è solo una cosa, le banche centrali stanno governando tutto, basta. C'è inflazione, dovrebbe aumentare il rendimento, loro comprano e tengono i rendimenti bassi, quindi è un mercato tra virgolette manipolato, quindi mi raccomando non leggete troppo i grafici, perché i grafici sono completamente manipolati, tra virgolette, dalle banche centrali. Tutto qua. Avevi fatto un'altra domanda, però non mi ricordo. Sì, era velocemente in un flash un consiglio, una considerazione, nei confronti dei nostri telespettatori, in quanto comunque la volatilità aumenta, le circostanze sono interessanti. Sì, la volatilità aumenta, anzi in particolare la VSTOXX oggi è salita sopra 20, che è un livello sì, molto appunto. Importante. E se il VIX oggi chiude sopra 20, c'è un pochettino da preoccuparsi, poco, ma per il momento c'è da preoccuparsi. Cos'è che bisogna fare? Bisognava farlo prima, quando faccio con Giacomo la trasmissione, lo ricordo sempre di che ci sono le opzioni, lo dico anche qua, ci sono le opzioni put, avete dei portafogli sui mercati americani, europei e così via, benissimo, non dico di mollare, al limite solo leggerie, ma ti compro una put a protezione. E servono a quello, i gestori comprano put ed sono mesi che le comprano, è da metà maggio che i gestori, soprattutto sul mercato americano ma anche europeo, ma di più sull'americano, tengono i titoli, anzi ne comprano e continuano ad acquistare put out of the money, scadenza settembre-dicembre, per coprirsi da queste cose che possono avvenire in qualsiasi momento, perché sono mercati non tirati a rialzo, sono proprio stratirati a rialzo, ma finché c'è liquidità possono andare avanti all'infinito, anche ricordiamoci. E dunque invece Guido, il tuo consiglio nei confronti dei nostri telespettatori, considerando tutte le circostanze che abbiamo delineato insieme? Beh, allora sicuramente, intanto questo è un articolo uscito sul Financial Times che fa vedere come in Italia la pandemia, le vendite online in Italia sono state maggiori addirittura di Francia e Germania. Quindi secondo me la necessità ha portato a ottimizzare quello che è il business delle imprese italiane. C'è il segmento Star che ieri ha aggiornato i massimi storici, quindi non c'è solo il FTSE MIB, vedete lo Star ha fatto i massimi storici, e poi c'è anche la questione che è stata sollevata durante l'ABI, l'assemblea dell'ABI, dove hanno invitato tutti, sia la Banca d'Italia, sia l'ABI, sia il ministro Franco, a fare in modo che il risparmio degli italiani possa confluire sull'equity in parte, creando agevolazioni fiscali. Praticamente si stanno riproponendo i PIR, forse in un'altra maniera, non so se sulle società quotate o quelle non quotate come il private equity, ma si vuole convogliare il risparmio degli italiani non sui BTP ma sull'economia reale, e questo secondo me può essere importante sull'azionario italiano o sull'azionario non quotato private equity italiano. Se le condizioni rimangono così, l'Italia può avere uno slancio maggiore, può recuperare rispetto all'America ma anche alla Germania. Quindi se le condizioni rimangono così, come diceva Eugenio, rimarrà la liquidità, non ci saranno condizioni esogene di inflazione o tassi sotto controllo, l'Italia con normativa fiscale a favore potrebbe vedere ancora crescere l'equity, soprattutto dei small caps e del segmento star. Quindi il mio suggerimento è monitorarlo nel tempo e fare degli acquisti magari nel tempo, scadenziati, non a botta sola, se le condizioni rimangono queste, con l'appoggio delle banche centrali, la BCE ultra espansiva, e quindi rimane questa fotografia che abbiamo delineato con Eugenio, salvo, ripeto, sorprese sui tassi di interesse. Ottimo, grazie mille a Guido Gennacchi, Trading Room di Roma, e naturalmente Eugenio Sartorelli, vicepresidente di SIAD. Grazie mille per essere stati con noi e naturalmente il vostro intervento, i nostri telespettatori possono sempre trovarlo on demand sul nostro sito YouTube e sul sito di Le Fonti TV. Grazie a voi. Grazie a tutti, buona giornata. Ecco, mi dispiace che non vi avevo visti per un'ultima volta quando vi ho salutati. È possibile vedervi o meno?
Ah, ok, non avete tolto la condivisione, volevo giusto salutarvi vedendovi ecco, anche per i nostri telespettatori. Eccovi qua. Grazie mille ancora e alla prossima occasione. Grazie, buon pomeriggio. Dunque, ci prenderemo una brevissima pausa pubblicitaria e torniamo in diretta con Tony Cioli Puviani. Rimanete con noi.